Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il codice sconto 7Potter, potrete avere il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti senza minimo di spesa e cumulabile con le iniziative in corso di Pumpling. Questa felpa che indosso è appunto di Pumpling e ne trovate tantissime altre di tanti altri fandom, ma trovate anche magliette, calzini, mascherine riutilizzabili e chi più ne ha più ne metta, tutto sotto in info box. E sempre lì trovate anche il link alla mia vetrina di Amazon, il negozio nerd a tema Harry Potter, ma anche con altre categorie molto interessanti, con prodotti disponibili su Amazon, tutti scelti da me. E naturalmente trovate anche cose che io ho intenzione di comprare in futuro, quindi anche solo per sbirciare cosa ho messo nelle liste di Harry Potter è già un bel passatempo. Ma adesso cominciamo col nostro video. Oggi ragazzi voglio dedicarlo alla collezione di Harry Potter. Non si tratta del video aggiornato 2020 che vi ho promesso diverso tempo fa e che arriverà, ma si tratta di una classifica dei miei 5 pezzi preferiti all'interno della mia collezione. E partiremo dal quinto posto fino ad arrivare al primo. E si tratta semplicemente non dei pezzi più costosi all'interno della mia collezione, ma di quelli che io preferisco di più personalmente. E ragazzi, vi chiedo anche di commentare sotto questo video con i vostri 5 pezzi preferiti delle vostre collezioni, perché sono davvero molto molto curioso. E detto questo, direi di cominciare subito col quinto classificato. Ragazzi, non è stato per niente facile, anche perché ho rimesso mano a tutta la mia collezione e è appunto in fase di cernita, perché alcune cose le ho portate in cantina, visto che diventano troppe, e sto cercando di sfoltire, di vendere quello che non mi piace particolarmente, cose delle quali posso fare a meno, cose che magari posso reinvestire in altri prodotti potteriani, e facendo questa lunga cernita ho selezionato questi 5 pezzi, tra virgolette, poi capirete perché, per mostrarveli in questo video. E al quinto posto metto un pezzo che non è costosissimo, ma che mi ha fatto davvero penare tanto per entrare nella mia collezione, e si tratta di questo. Si tratta del lingotto, la replica di un lingotto della Gringot. Io l'anno scorso, appena prima dello scoppio della pandemia, sono stato a Londra a visitare per la seconda volta i Warner Bros. Studio Tour. E ragazzi, ero andato carico di aspettative e ero proprio partito in missione per comprare questo lingotto, perché giusto in quei mesi era stata aggiunta la parte relativa alla Gringot all'interno del tour. Una parte molto molto bella, interattiva, davvero bellissima ragazzi. Hanno ricreato l'intera stanza, l'intera Gringot all'interno del tour, e quindi sapevo che avevano messo in vendita nello shop i lingotti. Alla fine del tour mi precipito nello shop dedicato alla Gringot e ragazzi, erano terminati, non c'erano più lingotti disponibili e ci sono rimasto davvero davvero malissimo, anche perché sul sito erano già esauriti da tempo. Quindi sono tornato a casa sconfitto, finché dopo qualche mese sono riapparsi disponibili sullo shop. È al prezzo di, se non ricordo male, 15 sterline, sì, c'è scritto qui dietro, 15 sterline più 8 di spedizioni, quindi arriviamo a 23 sterline, circa 30 euro, mi sono portato a casa questo bel lingotto. Ho fatto l'unboxing che vale la pena guardare, magari vi metto qui nelle schede il link di questo prodotto, perché i pacchetti che mandano i ragazzi dello Studio Tour sono davvero fatti benissimo, sono molto molto belli e a breve ho già in mente di fare un altro ordine. Adesso passiamo al quarto posto. Al quarto posto ho messo una piccola serie di libri, non è solamente uno, perché in questo caso non ho saputo proprio scegliere, quindi non è solo un prodotto, ma sono 5 o 6, e si tratta di libri. Libri ai quali per un motivo o per un altro sono molto molto affezionato. Il primo è questo qui, che mi era stato inviato da Panini Comics qualche anno fa, e si tratta dell'Arte di Harry Potter. È un libro già bellissimo di per sé, ma entra in questa categoria al quarto posto della mia collezione, dei miei pezzi preferiti, perché all'interno, ecco che troviamo, cercherò di farvelo vedere, troviamo questa illustrazione qui di Dermot Power,
perché è stato lui ad illustrare per la prima volta il castello di Hogwarts e, come potete vedere, nella parte in basso di queste due pagine nere c'è la sua firma, il suo autografo fatto con un pennarello dorato. Questo mi è stato fatto da Dermot Power durante Etna Comics, l'ultimo Etna Comics, quindi quello del 2019, e ne sono, ragazzi, super super contento. Mi sono trascinato questo volume dentro lo zaino per tutta la giornata, per due giorni di fila, perché il primo giorno era saltato l'incontro e sono riuscito solo al secondo tentativo, e lui è stato così gentile da firmarmi questo artwork. E ragazzi, io ne sono super super contento. Per me questo volume ormai è inestimabile e quindi doveva in qualche modo entrare a far parte di questa classifica. Ma questo non è l'unico volume a far parte del quarto posto, perché abbiamo anche questi qui che io acquistai in libreria quando uscirono, questi due libricini che comprai al costo di 4 euro. Sono Animali Fantastici, Gli Animali Fantastici e Dove Trovarli di Newt Scamandro, e poi il Quidditch Attraverso i Secoli. Queste sono le primissime edizioni. Come vedete sono due libretti molto molto sottili, in paperback, quindi niente di eclatante, in carta riciclata perché, come vedete, è benché ingiallita. E ragazzi, questi due volumetti che io ho sempre custodito con molta gelosia, nonostante fossero dei libricini da 4 euro, oggi hanno dato i loro frutti, perché queste, essendo le prime edizioni di questi due volumi, oggi hanno anche un bel valore e ci giriamo attorno ai 50 euro per uno. Quindi hanno sia un valore affettivo, perché li comprai quando ancora andavo a scuola, c'è tutta una storia dietro, ci andai a comprarlo assieme ai miei amici, quindi c'è anche un valore affettivo, ma soprattutto anche un valore collezionistico non da poco. Questi due volumi assieme, diciamo che costano attorno ai 100 euro, quindi sono molto contento di averli conservati con molta cura in questi anni. E come conservai questi, ho anche la prima edizione che acquistai, se non sbaglio, da Auchan quando uscì lì nella sezione libreria, e si tratta delle Fiabe di Beda il Bardo, anche in questo caso prima edizione, e si tratta di copertina rigida, quindi nonostante sia diverso dagli altri, non so per quale motivo in questo caso non fecero il terzo volume come i due precedenti, però in ogni caso questa è la prima edizione e mi piace moltissimo. Ne sono uscite altre in seguito con altre copertine che poi magari vi mostrerò, però questa resta la mia preferita, è molto molto bella secondo me, e c'è questa illustrazione che è proprio di J.K. Rowling. E per concludere la quarta posizione vi mostro questo, che è un acquisto molto recente. Si tratta di Harry Potter e la Pietra Filosofale, edizione illustrata da Mina Lima, e ve la mostro non perché sia chissà quale pezzo di grande valore, ma perché, viste le quotazioni raggiunte oggi della prima edizione, che ormai di questi volumi è introvabile, questi libri sia in italiano che in inglese non sono praticamente quasi più reperibili, ma vi garantisco che a breve, ad aprile, Salani mi ha confermato che verranno ristampati, quindi non spendete cifre folli a meno che non vogliate proprio la prima stampa. Ragazzi, io l'ho inserita in questa classifica semplicemente perché sì, si tratta della prima stampa della versione inglese in questo caso, ma ho anche una copia della versione italiana, ma perché è autografata proprio da Mina Lima all'interno. Io l'ho preordinata dal loro sito la scorsa estate e all'uscita mi è arrivata autografata da entrambi gli illustratori. Quindi questa secondo me è una cosa in più che ha questo volume e che gli dà di diritto accesso al quarto posto dei miei pezzi preferiti della mia collezione. Adesso terza posizione. Qui sono stato davvero molto molto combattuto perché volevo inserire qualcosa di Noble Collection. Io, come saprete, ho tantissimi pezzi di Noble Collection, ho comprato tante cose nell'arco degli anni, le ho recensite tutte sul canale e dovevo sceglierne una come rappresentante di tutti questi pezzi e possibilmente la mia preferita. Sono stato combattuto fino alla fine tra tre oggetti, che sono l'uovo della prima prova del torneo Tre Maghi, poi il diadema di Corvo Nero e la clessidra di Lumacorno. E alla fine, dopo tanti tanti ripensamenti, ho scelto di piazzare al terzo posto la clessidra di Lumacorno.
ma per un semplice fatto, semplicemente perché secondo me questo è un vero e proprio pezzo di artigianato, è una replica incredibile, è una replica completamente in vetro e ragazzi è già secondo me una magia il fatto che riesca ad arrivare integra a casa nostra, perché è sì imballata benissimo ma è totalmente in vetro, sia i serpenti qui ai bordi sia le due ampolle, è un prodotto fragilissimo, è funzionante, quindi è una vera e propria clessidra, all'interno scorre la sabbia di colore verde che è l'unica cosa che la fa differire rispetto all'originale del film. All'interno la sabbia è di un altro colore, non ricordo se è giallina, beige, comunque di un altro colore, ma ragazzi questo per me resta il pezzo più incredibile di The Noble Collection, perché appunto è un pezzo di artigianato. Ora non so se sia fatta a livello industriale come venga realizzato questo prodotto, però così a guardarlo su due piedi secondo me è pura magia, è davvero fatto benissimo, è assolutamente uguale a quello del film, come vi dicevo, se non fosse per la sabbia all'interno, le dimensioni magari forse leggermente più piccole, ma di questo non so darvi certezza, ma è un pezzo abbastanza costoso, abbastanza difficile anche da trovare, perché l'ho cercato parecchio e spesso e volentieri va sold out, è un pezzo che Noble Collection definisce discontinuo. Quindi non è sempre disponibile come magari lo è la giratempo o magari il simbolo dei doni della morte o la coppa di tasso rosso. In questo caso è un pezzo che va un po' inseguito. Quindi per questo secondo me va di diritto al terzo posto come rappresentante di tutti i pezzi Noble Collection e lo possiamo definire il re al momento dei miei pezzi Noble Collection. Ma adesso ci avviamo verso il podio e arriviamo alla seconda posizione. Alla seconda posizione ho messo un pezzo che, ragazzi, ho inseguito per più di un anno. È stato davvero difficile trovarlo. Per la prima volta l'avevo visto su Instagram e non sapevo dove andarlo a reperire, perché effettivamente non è in vendita, non è una replica ufficiale o un prodotto che puoi andare a comprare in un negozio. Ma si tratta di questo. Si tratta del calice, il calice che la professoressa McGranit trasfigura da un uccello. Vi ricordate Harry Potter e la Camera dei Segreti, quando la McGranit con i suoi 3 colpi di bacchetta cambia la forma dell'uccello in un calice con la formula Feraverto? Bene, questo è il calice che poi ne viene a risultare da questo incantesimo, quindi è il calice che vediamo sul trespolo una volta sparito l'uccello che è posizionato sulla cattedra della McGranit. E ragazzi, l'ho cercato tantissimo. Questo è semplicemente un oggetto di scena che hanno utilizzato appunto per questo incantesimo, ma è un calice che è stato tratto da un servizio di bicchieri comunissimo che era diffuso in Inghilterra molti anni fa in molte famiglie. Quindi si tratta di bicchieri, diciamo, da cerimonia, bicchieri un po' importanti, quei bicchieri che tutte le nostre nonne, magari anche le nostre mamme, tengono in dispensa per gli eventi speciali. E appunto uno scenografo ne ha utilizzato uno per questo incantesimo. Quindi dopo moltissime ricerche su eBay, dopo molte aste a prezzi folli, sono riuscito assieme ad una mia amica a aggiudicarmene 2. Siamo riusciti a prenderne una coppia, sono arrivati direttamente dall'Inghilterra e fortunatamente sono arrivati sani e salvi. Quindi per questa storia, per il valore affettivo che ha per me questo bicchiere, io lo piazzo al secondo posto. È davvero molto molto bello, è bordato in oro, infatti non è costato neanche pochissimo, ma neanche tantissimo come in altre aste. Quindi sono molto molto soddisfatto di essermi accaparrato un pezzo da aggiungere alla mia collezione e ragazzi, a questo punto, qualora vi facesse piacere andare a recuperare il video di questo unboxing, ve lo lascio nelle schede. E adesso però dobbiamo andare alla prima posizione. So bene che molti di voi già immaginavano quale sarebbe stato il mio primo classificato, ma
come potrebbe essere altrimenti. Ragazzi, si tratta della versione Collector's Edition di Amazon delle fiabe di Bedelbardo. Questa è la replica della copia scritta a mano, realizzata a mano da J.K. Rowling, che è stata vinta all'asta da Amazon stessa per una cifra folle e che poi Amazon ha riprodotto e messo in vendita sul loro sito in numero limitato. Quando fu messa in vendita costava circa 90 euro, oggi si riesce a portare a casa intorno ai 400-500 euro, dipende dalle condizioni, dalla presenza anche della scatola esterna di colore bianco, della busta, del cartone, dalle condizioni dei prodotti all'interno, quindi ci sono molte variabili, ma in ogni caso stiamo sempre intorno ai 400 euro di base. Quindi ragazzi, questo è il mio primo classificato. Per chi si fosse perso la mia recensione nel dettaglio di questo prodotto, lo trovate sempre nelle schede, lo trovate nella cartella dedicata a Harry Potter e vi faccio vedere all'interno cosa contiene. All'interno di questo volume abbiamo, ecco qui, un sacchetto in velluto con ricamate sopra l'autografo di J.K. Rowling e qui abbiamo una busta con delle stampe, delle illustrazioni che troviamo all'interno del volume. Il volume che adesso andrò a tirare fuori dalla scatola e che lo faccio, ragazzi, solo per voi, perché mi hanno detto di maneggiarlo il meno possibile. Ed eccolo qui, ragazzi, si tratta di questa copia del manoscritto che appunto J.K. Rowling ha prodotto, se non sbaglio, in 5-6 copie che ha regalato alle persone più importanti della sua vita e uno è stato messo all'asta per beneficenza da Sotheby's e questa è stata vinta appunto da Amazon, che ne ha realizzato delle copie. Ecco qui, ha una chiusura in metallo magnetica, la copertina è in finta pelle e in finto argento. L'unica cosa che la differisce da quella originale sono le pietre incastonate nella copertina, che in questo caso sono di colore azzurro e invece in quella originale sono rosse. Si tratta di veri rubini. Quindi ragazzi, questo è il prodotto potteriano che io metto assolutamente, che metterò probabilmente sempre al primo posto tra le cose più belle, più importanti per me all'interno della mia collezione potteriana. Vi ricordo che, ancora una volta, chi volesse vederlo all'interno, volesse vedere le stampe e tutto il resto, volesse sapere più nel dettaglio la storia di questo volume, vi lascio il video nelle schede. Ragazzi, detto questo, io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video e spero di avervi tenuto 10 minuti di compagnia. Fatemi sapere voi nei commenti quali sono invece i pezzi più belli delle vostre collezioni, sono molto molto curioso di leggerlo. Vi ricordo ancora una volta di fare visita all'info box per la vetrina Amazon e per Pampling. E ragazzi, a questo punto non mi resta che chiedervi anche di seguirmi su Instagram antonio.seria e poi lasciate un mi piace, commentate, condividete il video con i vostri amici e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!